Raccontaci un po' con chi andrai in kayak. Con mamma e papà. Sono stati due giorni intensi ed emozionanti per i kayakers che hanno preso parte al raduno nazionale, ribattezzato il Raduno del Mito sulle rotte di Ulisse, svoltosi nel weekend tra Agropoli e l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Un trekking marino di 25 miglia nautiche caratterizzato da tappe intermedie lungo tutto il percorso per i partecipanti, dalla prima sosta nella baia del Vallone all'arrivo nella baia di Ogliastro Marina, dopo aver costeggiato l'intera riserva marina di Santa Maria di Castellabate, dopo essere stati ammaliati soprattutto dalle bellezze di Punta Licosa. Sì, abbiamo dato vita per la verità ad una nuova creatura, il Raduno del Mito sulle rotte di Ulisse, e in questo modo cercando di creare un rapporto tra sport, natura e cultura. Per la verità abbiamo percorso 25 miglia nautiche ricordando l'Odissea, il viaggio di Ulisse, ma soprattutto ricordando la tutela, voglio dire stigmatizzando proprio la tutela degli ecosistemi marini, le specie protette e la tutela appunto della nostra costa. Abbiamo dato un taglio culturale, diciamo così, a questo evento, oltre che sportivo, perché anche dal punto di vista goliardico ricordiamo sempre che facciamo un giuramento, il giuramento del popolo dei kayaker dinanzi alla grotta del Paleolitico sotto la rupe di Agropoli, un po' per divertimento ma anche per ricordare l'antico spirito dei kayaker, che gli Inuit dicevano che erano un unico corpo con il kayak, quindi il kayak deve essere il prolungamento fisico e spirituale del kayaker. Abbiamo percorso le rotte di Ulisse in due giorni intensi con una buona partecipazione e un ottimo entusiasmo da parte dei partecipanti. Tutto questo, in tutto questo percorso però abbiamo voluto ricordare un po' le caratteristiche della costa, quindi dal flish, dalla roccia, dall'erosione del vento fino alla Poseidonia oceanica, alle specie protette come la stenella, il gabbiano corso che sempre più nidifica nel Cilento, in particolare anche nella zona di Punta Licosa, la triglia di Licosa e ovviamente la caretta. Quindi un viaggio, una navigazione che noi abbiamo definito epica, però una navigazione tra sport, natura e cultura che ovviamente cerca di compensare e di totalizzare un discorso come dire sportivo ma anche sociale.